segnalo tre novità importanti: il rilancio e un ruolo strategico per i centri di servizi sociali territoriali, che potranno avvantaggiarsi di 165 nuovi assistenti sociali, il che consentirà appunto di definire ruoli, funzioni e soprattutto di recuperare il profilo strategico dei centri di servizi sociali territoriali, che diventeranno la porta d'accesso del sistema di welfare della città. L'altro elemento innovativo, il rilancio dei servizi domiciliari e quindi di assistenza e di cura presso il proprio domicilio, che ci permetterà di ridurre significativamente il numero degli anziani, soprattutto ricoverati in case di riposo, perché gli anziani sono curati meglio soprattutto presso il proprio domicilio, fin tanto che questo è possibile. Quindi un'implementazione significativa dei servizi domiciliari, ma anche il rilancio dei centri sociali anziani, che estenderanno gli orari di apertura e di funzionamento fino a tutta la domenica, in orari anche serali, in un servizio di trasporto a chiamata che consentirà ad anziani e disabili di poter essere assistiti anche nei percorsi di socializzazione, oltre che di cura. L'altra questione riguarda un sostanzioso rafforzamento della rete di emergenza sociale, a partire dalla rete di accoglienza. In questa città vivono in condizioni di drammatico disagio abitativo e di abbandono diverse migliaia di persone. Sono senza dimora, sono immigrati, sono alcolisti, tossicodipendenti. Pensiamo di portare la rete di accoglienza, che attualmente è a disposizione poco più di 200 posti, ad almeno 1000 posti, e quindi prevediamo la realizzazione di centri di accoglienza diurne e di strutture di accoglienza residenziale, soprattutto per i senza dimora, investendo su nostre strutture e allargando il numero di convenzioni di posti letto che abbiamo la possibilità di ottenere con organizzazioni di terzo settore. L'ultimo elemento di novità, vi sono molte novità nella programmazione del 2012, è il patto formativo intergenerazionale che realizziamo con ben 24 scuole di diverso ordine e grado della città. Si tratta di un patto formativo che impegna studenti più adulti in percorsi di formazione per studenti meno adulti. In corrispondenza di questo patto formativo, realizzeremo in 10 di queste scuole 10 imprese di comunità che associeranno i familiari in una logica di welfare di comunità che responsabilizza i cittadini, perché i tetti delle scuole siano utilizzati per la realizzazione di impianti fotovoltaici e perché il reddito prodotto da queste nuove imprese possa andare a beneficio di programmi educativi, del potenziamento delle attività della scuola, così come a sostegno di varie iniziative sociali. Sarà una straordinaria occasione per offrire anche lavoro a giovani e a soggetti a categorie particolarmente svantaggiati, e quindi un welfare non solo assistenziale ma soprattutto promozionale, un welfare per i giovani e per le donne.